Salve ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video di Guido Tramontano. Benvenuti e anzitutto c'è una grande novità, perché sto registrando dal Galaxy Note 8 utilizzando un microfono esterno che potete vedere qui accanto a me. Di conseguenza ditemi qui nei commenti se in effetti rispetto ai miei precedenti video, per chi mi segue già da tempo, c'è una miglioria sia a livello qualità sia a livello audio, altrimenti torniamo ai video precedenti. Bene, oggi che cosa vi porto sul canale? Io vi porto un video davvero interessante perché parliamo di un WhatsApp differente da tutti gli altri. Infatti WhatsApp sul Play Store ha circa 2 miliardi di download, non lo so, 10 miliardi di download, insomma un'infinità. Ma in realtà Mark Zuckerberg cosa fa? Ci sta nascondendo un WhatsApp Plus. Che significa? WhatsApp Plus è un'applicazione creata da sviluppatori esterni, ovviamente alla società di Zuckerberg o quant'altro, che prendendo l'APK di WhatsApp l'hanno modificato, sviscerato e reso più compatibile ad una serie di modifiche sia nel layout sia di impostazioni che rendono l'esperienza utente davvero davvero molto migliore rispetto a quella standard di WhatsApp, che comunque è sempre la solita, ormai da 10 anni, graficamente non cambia mai e sinceramente a me ha un po' annoiato. Inoltre ci sono molte cose che mi piaceva fare su Telegram che magari su WhatsApp non riuscivo a fare, adesso con questo APK è possibile farlo. Dove si scarica WhatsApp Plus? Si scarica dalla mia descrizione, nel link infatti che vi lascio qui in descrizione del video. Vi rimando al mio account Drive, dal quale troverete sempre l'APK disponibile installabile sul vostro dispositivo Android. Quello che dovete fare però prima di installare WhatsApp Plus e disinstallare il vostro. Ovviamente non vi preoccupate, disinstallando il vostro WhatsApp sul telefonino, installate WhatsApp Plus e da WhatsApp Plus potete ricevere sempre i soliti aggiornamenti che WhatsApp fa. Che significa? WhatsApp si aggiorna anche WhatsApp Plus nell'arco di 24 ore, 48 ore dopo all'aggiornamento WhatsApp standard. E inoltre, se andate sul Play Store, vedrete che nonostante voi abbiate cancellato WhatsApp e installato WhatsApp Plus dall'esterno al Play Store, risulterà ancora WhatsApp installato. Questo proprio perché WhatsApp Plus è un major update di WhatsApp standard, ma nel contempo comunque il telefono lo legge ancora come uno standard di WhatsApp e di conseguenza non va a intaccare quello che è il sistema esterno. Ovviamente l'applicazione è sicura al 100%, io stesso la utilizzo e adesso ve la porto sul canale. Di conseguenza partiamo subito con il video. Bene ragazzi, eccoci passati sul telefono. Di conseguenza, come potete vedere, in questo momento sto registrando con un'applicazione di nome AZ Screen Recorder. Molto bene, WhatsApp, come potete vedere qui in basso nella dock, ha un colore diverso da quello standard verde, infatti l'icona è blu ed è possibile anche personalizzarla. Nel caso, io l'ho lasciata normale perché questa è proprio la simbologia di WhatsApp Plus. Una volta aperto, potete vedere come in effetti tutto l'icona, tutto l'aspetto di WhatsApp è già differente, e a destra addirittura c'è un tasto plus che quando si clicca ci dà queste icone di seguito. Anzitutto, queste icone qui possono essere messe o no dall'utente, anche il tema si può cambiare a vostro piacere. E dove si cambia? Si cambia proprio in alto a destra nel tasto impostazioni. Anzitutto c'è la voce privacy. Una volta cliccato su privacy, che cosa succede? Succede che possiamo cliccare su visualizza stato online, spunta blu, seconda spunta, scrivendo stato, eccetera. Una volta che noi clicchiamo per esempio su spunta blu, noi possiamo decidere di nasconderlo. Io adesso c'è scritto visualizza perché l'ho già nascosto, adesso vi faccio vedere, adesso si resetta, come potete vedere. Molto bene, una volta che io praticamente clicco su spunta blu e nascondi i contatti, l'applicazione ovviamente si resetta. Riparte da sola in automatico, ma che succede? Succede che voi, per esempio, potete con l'impostazione privacy nascondere lo stato vostro online, le spunte blu, lo scrivere stato, lo star registrando, eccetera, ma nel contempo voi nascondite queste cose all'utente che avete in rubrica, ma l'utente in rubrica comunque non avrà di converso questa impostazione di nascondimento. Infatti, rispetto a WhatsApp standard, quando voi in WhatsApp standard cliccate nascondi stato online, nel contempo non potete vedere gli ultimi accessi anche dell'altro utente. Qui no, se voi nascondete il vostro, comunque continuerete a vedere quelli degli altri utenti e così via per ogni cosa all'interno di questa voce. Ed è una cosa molto importante, a mio avviso, per chi ci tiene su queste cose. Inoltre, che cosa possiamo fare? Possiamo creare chat personalizzate, cioè una volta cliccato qui in privacy e notifica possiamo decidere se una chat può avere differenti standard di privacy per noi, non so,
per esempio avete la fidanzata, nascondete il vostro accesso a tutti i contatti tranne proprio che a lei o alle notifiche, cioè per una chat fate sì che la notifica arrivi in una maniera particolare. Non solo, possiamo sempre cliccare qui per vedere Message Scheduler, non so neanche come si dice, cliccando sul tasto plus andiamo a scegliere un utente all'interno di quella che è la nostra rubrica, scriviamo il nostro messaggio, la data d'inizio e il tempo. Una volta selezionate queste cose, non so, adesso sono le 9:15 della mattina, possiamo mettere che per esempio alle 10 al nostro fratellino arriva il messaggio ciao e questo lo può fare tranquillamente. Ancora una volta possiamo andare sempre qui nelle tre freccettine in alto a destra per vedere altre impostazioni, e cioè opzioni GB. Opzioni GB, quando si apre, ci dà la possibilità di donare un qualcosa allo sviluppatore di quest'app. A noi non ci interessa, a meno che voi non lo vogliate fare. E qui è possibile scaricare altri temi, o addirittura cliccando su altro possiamo mettere dei temi creati da noi. Io sinceramente preferisco scaricarli, come potete vedere sono davvero un'infinità di temi. Una volta cliccato su applica, il tema si per l'appunto applicherà in maniera abbastanza veloce riaggiornando WhatsApp stesso. E poi ecco qui la voce aspetto. Nella voce aspetto, come potete vedere, sono davvero tante le impostazioni, ma queste impostazioni non sono solo grafiche. Per esempio, andando in altre mode, possiamo far sì di cambiare sia l'icona dell'applicazione, lo stile delle spunte, l'icona della barra di notifica, insomma davvero davvero tantissime impostazioni. E non solo, per esempio andando in condivisione media addirittura c'è la mod di qualità immagine. Voi sapete che quando inviate un'immagine su WhatsApp, WhatsApp la comprime per far sì che questo invio sia più rapido. Io non lo preferivo perché se faccio una bella fotografia e la invio voglio che questa abbia una qualità eccelsa. Di conseguenza cliccando su questa spunta noi riusciamo a far sì che l'immagine arrivi intatta come è stata scattata da noi. Cosa ancora molto importante, anche il limite di upload o di download. Infatti, come voi sapete, non potete caricare cose che hanno una certa dimensione su WhatsApp perché dice che il file è troppo grande per essere inviato da quest'ultimo. Ebbene, aumentando praticamente questi valori qui in alto come sto facendo io, riuscite praticamente a far sì di inviare quasi tutto su WhatsApp. Non raggiungi i livelli di Telegram, su cui farò un video a parte, ma comunque quasi tutto. La situazione comunque migliora. Ovviamente potete andare a migliorare tante tante cose. Per esempio, quello che potete migliorare è questo, cioè quando un contatto va online vi esce la spunta dice che il contatto è online, potete fare la stessa cosa sulle storie e tanto altro. Ovviamente la cosa simpatica non finisce qui, perché se per esempio clicco sul tasto plus e sull'icona qui, come potete vedere fa una certa rendering di quello che i vostri contatti hanno fatto in WhatsApp. Per esempio il primo contatto ha fatto l'immagine del profilo la giornata e alle 22:17:01 del 24/2 e così via. Ora, perché mi dà queste spunte qui e non quelle più aggiornate a date recenti? Perché ho provato questo WhatsApp Plus su altri telefoni. Per chi mi segue il Note l'ho ricevuto da poco e l'ho scaricato praticamente ieri sera per portarvelo a voi. Prima lo avevo sull'S7. Di conseguenza adesso non è aggiornato. Di conseguenza, come possiamo dedurre, la situazione sicuramente migliora rispetto al WhatsApp standard e ci permette di fare tante cose che rispetto allo standard non riusciamo a fare. Sia da parte della privacy, sia da parte dell'aspetto, sia da parte della condivisione media. Bene ragazzi, come potete vedere la situazione migliora davvero notevolmente con WhatsApp Plus in tutti i campi, di conseguenza ve la consiglio. Non ci sono comunque problemi per il vostro smartphone, continuerete a ricevere gli aggiornamenti e l'applicazione è 100% sicura, tanto vero che ha un sito proprio ufficiale su Google. Ovviamente io non vi dico come, dove scaricarla, ve la posto direttamente in descrizione di converso, quindi vi è più semplice. Se il video vi è piaciuto ragazzi, lasciate un bel like al video per far sì che questo video cresca e per far sì che comunque io riesca a capire quali sono i vostri gusti, se questo genere di video vi piace oppure no. Iscrivetevi se non l'avete già fatto e vi aspetto al prossimo video. Ciao!